Mister Giovanni Iacono, dopo l'amara sconfitta di mercoledì con il Canicattì, oggi la Mazzarese esce fuori le unghie e mette KO Lenna, anche se la partita è stata molto equilibrata, con un gol di Sekan con l'assist di Fricano. La squadra sembra davvero essere direzionata ai playoff. Ma abbiamo fatto una gara, devo dire, bella, sotto il profilo anche agonistico soprattutto, meno a livello del gioco, ma agonisticamente abbiamo stretto i denti per portare in porto questo risultato finale, perché veniamo da 15 giorni, 5 gare, sempre con la stessa rosa e con diversi infortunati messi in campo non in condizione ottimale, quindi più di questo non potevamo fare. Ci abbiamo creduto, dovevamo vincere. E speriamo che le cose vadano bene per poter fare questi playoff, però dico alla fin fine oggi abbiamo retto. Pensavo che non potevamo portare alla fine questa vittoria perché i ragazzi erano molto molto stanchi, c'avevo gente in già che mi aveva chiesto il cambio. Abbiamo fatto gol, sono schema, ci siamo riusciti e poi l'abbiamo difeso proprio a denti stretti. Possiamo dire solo un bravo ragazzi, gli avevo promesso prima della gara che se vincevamo gli davo una settimana di riposo perché dobbiamo un po' recuperare le forze perché veramente siamo stremati con una rosa molto ma molto striminzita. 2 settimane infatti appunto di riposo e dopodiché le ultime 2 giornate decisive per il campionato, come vi preparerete? Dobbiamo cercare di recuperare principalmente le forze, dobbiamo cercare se ce la facciamo di recuperare gli infortunati, abbiamo qualche squalificato quando dobbiamo andare a giocare a sciacca, quindi dobbiamo guardarci chi siamo, dobbiamo cercare di stringere i denti, dobbiamo cercare di andare a vincere la partita, poi se non ci riusciamo che l'avversario è più bravo di noi, gli diremo bravi agli avversari, ma noi dobbiamo cercare di andare a fare la nostra partita essendo determinati, perché se no per sperare di poter fare playoff sicuramente dobbiamo cercare di vincere tutte e 2 gare.